Parliamo di teoria dei colori, ma prima di tutto dobbiamo specificare se si sta parlando di teoria additiva o sottrattiva. La teoria additiva si applica alle sorgenti di luce, come il sole, le lampadine, gli schermi dei computer, o in alcuni metodi di stampa in cui piccolissimi punti distinti formano le immagini. La teoria sottrattiva, in generale, si applica invece a oggetti che appaiono colorati solo se ci sono sorgenti di luce che li illuminano, incluso l'inchiostro, le tempere o qualunque altro mezzo usato per disegnare o dipingere, in cui i colori si possono mescolare per formarne altri. Qui parleremo di teoria sottrattiva, dove se ad esempio una mela appare rossa, significa che quando è illuminata da una sorgente di luce bianca assorbe tutto lo spettro dei colori tranne il rosso, che viene invece riflesso. I colori primari, i colori cioè che non possono essere creati dalla mescolanza con altri colori, nella teoria sottrattiva sono tre: rosso, blu, giallo. Mescolando i primari a due si ottengono i colori secondari: blu più giallo da verde, giallo più rosso da arancione, rosso più blu da viola. Mescolando i secondari a due si ottengono i terziari e così via fino alle più piccole sfumature. Ognuna di queste sfumature, rappresentate in questa ruota dei colori, viene chiamata tinta o tonalità, in inglese hue, ed è una delle proprietà fondamentali dei colori, insieme a saturazione o intensità, in inglese chroma, luminosità, in inglese value. Per descrivere un colore servono solo e tutte queste tre caratteristiche. Lasciamo da parte per il momento la luminosità e occupiamoci della saturazione. Osserviamo la ruota. Ci saranno anche tutte le tinte, ma qualche colore manca, no? Dove è ad esempio il marrone? Alle tinte allora aggiungiamo la saturazione, che definisce il grado di brillantezza di un colore. Il marrone, ad esempio, è un colore che ha la stessa tinta dell'arancione ma una saturazione più bassa, e cioè meno brillante rispetto a quello che viene comunemente chiamato arancione. Modifichiamo allora la ruota, in modo da includere insieme alle tinte alcuni gradi di saturazione. Nell'anello più esterno i colori alla massima saturazione, che diventano sempre meno saturi procedendo verso l'interno. Se all'esterno della ruota ci sono i colori più brillanti, al centro le tinte finiscono per collassare tutte nel meno saturo dei colori, il grigio. Ed ecco, a metà strada, il nostro marrone. Rispetto alla ruota con le sole tinte, abbiamo moltiplicato il numero di colori rappresentati, ma ancora ne manca qualcuno. Richiamiamo allora in causa la terza proprietà dei colori, la luminosità. Un colore, ad esempio il nostro arancione, può essere più chiaro oppure più scuro. Anche il marrone può essere più o meno scuro. E così tutti gli altri. Così come i colori nel loro grado minimo di saturazione confluiscono tutti nel grigio, nel loro grado minimo di luminosità convergono verso il nero e nel loro grado massimo verso il bianco. Ecco fatto. Tre caratteristiche, infinite sfumature.